Ciao, sono Tasso Culinario e benvenuti in un nuovo video. Oggi è un video un po' particolare, è uno speciale di Natale in cui sfiderò due miei amici iscritti al canale. Ognuno darà sfogo alla propria creatività in cucina ai fornelli. Ci riusciranno? Ci riuscirò? Vedremo insieme adesso. Qualche giorno fa sul profilo Instagram ho fatto un piccolo sondaggio chiedendo qual è il piatto che non può mancare mai il giorno di Natale. Molti di voi mi hanno risposto o la pasta al forno o la classica lasagna. Perciò ho chiesto a due miei amici di partecipare a questo video e adesso vi spiego cosa succede. Sempre se arrivano, era appuntamento alle 10, sono le 10:43. Eccolo che è arrivato! Bella raga! Fefè, adesso manca Ale. Eccolo! Oh, l'orario! Oh, va che c'è da fare io, non è che sono un youtuber come te. Eccoli qua! Quindi, benvenuti in una nuova challenge! Yeah! Allora, praticamente cosa succede? Vi sto sfidando a creare la vostra lasagna al forno, la vostra pasta al forno, con solo 10 euro di budget. 10 euro a te? 10 euro a te? E 10 euro io. Sì, dammi il portafoglio però, per te poi bari. Abbiamo 15 minuti di tempo per fare la spesa, per fare una lasagna, una pasta al forno, quello che volete voi. Poi ognuno andrà a casa sua, la farà e faremo un piccolo contest sul mio profilo Instagram dove voterete voi qual è la migliore, secondo voi, dall'aspetto visivo, qual è che vi più... Quale più vi ispira ad mangiare. E poi vedremo chi vince. Potete scegliere anche in base alla simpatia comunque. Ma voi non lo sapete di chi è la lasagna. Questo continua a dare su, ma vi... Partiamo con la challenge. Premetto che non sono una cima in cucina e quindi adesso andrò dentro e vedrò di prendere qualcosa comunque di buono per vincere la challenge e far capire a tutti che Tasso Culinario è solo un parla parla, mentre Fefè secondo me barerà, quindi non so cosa possa uscire, anzi sicuramente si farà aiutare da qualcuno in casa a preparare, visto che c'ha 18 persone in famiglia che sanno cucinare bene. Vediamo un po'. Buona fortuna. Sì, buona fortuna, a te ti serve. Scusami, la besciamella dove la trovo? Nell'altra corsia di là. Ok. Non quella già pronta, sì. Ok, dove c'è il latte, fa sì. D'angolo da testata, okay. Di un'altra corsia. Perfetto, grazie mille. Chiede già informazioni. Gli altri sono nelle altre corsie. E cerchiamo di non incrociarli, così almeno non gli diamo punti di riferimento. Devo cercare di non farmi sgamare il mio carrellino. Così non capiscono quello che sto cucinando io. Hai trovato? Vedo che hai già comprato. Ho pensato di fare una lasagna un po' particolare, non come primo, ma da servire come aperitivo. Gli ingredienti sono gli stessi di una lasagna classica, però il procedimento è diverso. Comunque non mi stupirebbe se i miei amici prendessero prodotti già pronti, perché non sono capaci di fare niente. Allora, da tipo 30 minuti che sto girando e non riesco a trovare niente perché c'è un casino allucinante e non trovo veramente nulla di ingredienti. Quindi mi sa che mi giocherò la carta un po' scorretta. Andrò in gastronomia e vediamo se hanno già una lasagnetta pronta. Così almeno sono sicuro che in 448 ho una lasagna molto buona e gli altri probabilmente non la riconosceranno. So manco come si fa sta roba. Non vedo se becco gli altri. È già alla cassa. Non ci credo. Guardalo lì. È già alla cassa. Pazzesco. Voglio proprio capire come ha fatto. Poi vedrò, va. Spesa fatta. Mancano 3 minuti al quarto d'ora e Ale però non c'è ancora. Mi sa che perde già la challenge. Tac, lasagna al forno. Nel frattempo ho trovato anche gnocchi alla romana e vitello tonnato che potrei utilizzare per cambiare il prodotto in tavola. E nel caso delle lasagne ho deciso di dargli un tocco di classe con un bel po' di parma reggio grattugiato 30 mesi, così
capiscono che non scherzo. E beh, io direi che ho finito di fare la mia spesa, vado direttamente in cassa e li aspetto fuori. Quasi mi stavo dimenticando il tocco di classe, il birrino. Tac, birrino preso. Mi sono dimenticato la tessera dell'S lunga, spero di starci dentro o spero che gli altri non si accorgano che ho sforato il budget. No, purtroppo no. Mancano 30 secondi e Ale non c'è ancora. 30 secondi, è 2 ore che sono confittato. Allora, pagare abbiamo pagato e speso un po' tanto, perché è speso 18, quasi 19 euro, ma vabbè, nascondiamo lo scontrino e non diciamo niente a loro. Eccolo! Io credevo di essere il primo e in realtà ci sono già loro là in fondo, che sono barato come me, mi sa. Eccolo là, che spunta! Oh, sei in ritardo, 30 secondi mancavano, eri già squalificato, Guardalo qua, eri già squalificato te. Hai già messo la roba in macchina? Sì. Caccia lo scontrino. Ma voi nascondete già la roba che... Caccia lo scontrino. Sai cosa hai fatto? Un quarto d'ora a fare la spesa, devi proprio vedere. Ok, facciamo vedere gli scontrini. Ticellini. Juve. Juve ladra. Ciao. Facciamo vedere gli scontrini per correttezza, quindi 8 e 35 per me. 8 e per 35. Te? Io ho speso 5 euro. Ok, tu? Io 8 e 53. 8 e 53. A posto. Boh, andiamo a casa, buona fortuna, chi vince vince. Ah, oh, una cosa, oh. Ah, oh, cacciate cosa, il resto, il resto. Io ho pagato col manco, no, te. Ma te me li tengo i 10 euro. Ciao. 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 Ciao.